Ciao a tutti ragazzi, io sono Kevin e questo è il quinto appuntamento con Pokémon versione nera. Nello scorso episodio abbiamo fatto la palestra di Revenantopoli e abbiamo sconfitto il Team Plasma nel Cantiere dei Sogni. Adesso io prenderò delle cose nel Cantiere dei Sogni e poi andremo a Revenantopoli per fare una missione da Zania. Quindi cominciamo. Allora, nello scorso episodio eravamo qui nel Cantiere dei Sogni. Se vi ricordate, avevamo sconfitto il Team Plasma e ho lasciato in sospeso le Pokéball qui. Adesso le prendo. No, aspetta, devo andare di qua. Quindi le prendo. Vado a prendere. Ho trovato un Pokémon. Vabbè, ragazzi, d'otto. Dai, una cosa veloce. Cosa facevo? Dov'è Mouse? Allora, stavo battendo. Ok, ricominciamo, andiamo a batterlo. Per sbaglio ho trovato un Pokémon. Allora, benissimo, questo l'ho battuto, andiamo avanti. Peso 20. Allora, andiamo a prendere quello che mi spetta. Allora, se la memoria non mi inganna, qui ci dovrebbe essere una Pokémon, infatti, eccola qua. Ma vediamo cosa contiene. Repellente. Ok. Un repellente. Ok. Di qua ci deve essere un'altra Pokéball. Vediamo un po' se trovo un'altra Pokéball. Ah, c'è anche uno lì, non l'ho visto. Questo cosa contiene? Una pozione. Ma te ne cambi pozioni? Non ve lo più dopo vado a vedere. Allora, andiamo a prendere anche quell'altra. E poi devo andare da Zania. Sì, no, anche giù. No. È un cono. Dopo quello si toglierà. Allora, vediamo se sto appena senza trovare un Pokémon. Ce la farò? Ce l'ho fatta. Una Pokéball. Ottimo. Ma ragazzi, qualcosa di più bello, no? Beh, andiamo al centro del Pokémon. E poi vado a Zania. Ce la posso fare, ce l'ho fatta. Allora, andiamo al centro Pokémon. Allora, centro Pokémon era qua. Eccoci qua. Beh, minchia, non scappa andare all'entrata, ma porca madoci. Ok, curami Pokémon e poi faccio un po' di spesa. Certo, ci vuole. Allora, posto. Adesso prendiamo un po' di cose, vediamo cosa c'ho da vendere. Ma prima vediamo cosa posso comprare. Allora, le Mega Ball. Bene, dammene 8, Ma forse ho preso un po' troppo. Forse è esagerato. Ma sai, sì, ma sai che è esagerato? No, ma porca madoci, non sbagliato. Compro. Allora, pozione, quante ne abbiamo? 9, ancora 1, va bene. Ok, di super pozione prendiamo 2. Se riusciamo 2. Devo costare 1.400 se ci ha fatto. E di repellente ne prendiamo. Ne ho uno, quindi se riesco a prendere 9 è meglio. Ah, anche due funi, aspetta. Prendiamo anche due funi di fuga, prima o poi ci serviranno più avanti. Ne prendiamo 2. E con quel che rimane repellente. Minchia, cioè, spaventare prima. Allora, vediamo quanti ne scappa. 3, minchia, tanto. Allora, questo a posto, come si uscirà così? Ho finito. Guarda. Si è bloccato. E adesso pausa. Cazzo, ho fatto mettere pausa. Ok. Andiamo da Tania. Ancora sbagliato. Ma porca madocci, no, oggi non è. Ok, ci ho fatto. B, devo schiacciare B. Oh, ci ho fatto. Andiamo da Zania.
Ok, ma ti tiro un pugno. Ti faccio cancellare. Fai cancellare? Sì. Vabbè. Allora andiamo da Zania, vediamo cosa mi dice Zania. Se ricordo. Non sono perché c'ho paura che ti sento. Non so neanche se hanno sentito o no. E cosa te ne frega? Allora, eccoci qua da Zania. Ta da da da. Grazie a Fumoriccio. No, quella roba lì. Che mi ha provocato adesso posso raccogliere i salvataggi di altri allenatori. Ti ringrazio di cuore. E segno di gratitudine ti verto il tuo cigarro. Cos'è il cigarro? Così potrai comunicare tramite raggi infrarossi, collegamento a internet. Senza fili, eccetera. Cos'è? Non mi ricordo cos'è. Vediamo. Che riceve il cigarro. Cigarro. Ricordo che abbiamo stato. Ah, eccolo qua. Cos'è? No. Cos'è che potevamo fare con questo? Non so. Adesso vedo. Appena si accende. Si è acceso. Guarda, è comparso sul tuo skin. Puoi leggere la sezione del cigarro toccando i punti di domanda che trovi in basso a destra. Qua. Ma quindi vuoi fare le frecce? Facciamo le frecce. No, non toccare. Ok. Ora vorrei spiegarti meglio cos'è il Sigrod, il sistema per raccogliere i salvataggi di tutti gli allenatori. È ancora un po' di tempo, vero? Sì? Utilizzando il Fumoricco potrai estrarre i ricordi dei Pokémon addormentati. Fumonirico! Così potrò raccogliere i salvataggi di allenatori da ogni parte del mondo. Questo è il Sincrologio. E ho scoperto anche un'altra cosa. I Pokémon messi a dormire si grosso sognano. A risveglio i loro sogni si materializzano in un posto chiamato Intramondo, che si trova nel mezzo della regione di Unima. È meraviglioso, non credi? Allora ti ho incuriosito? Ti va di inviare il tuo salvataggio. Trovi tutti i dettagli nel PC in fondo a questa stanza. Controlla pure quando vuoi. Mi devo mettere a controllare? No, non ci vuole. Adesso controlliamo. Questa cosa vuole. Ah, un'altra cosa, grazie per aver aiutato mia sorella. Questo è un pensiero da parte mia. Tieni, non fare complimenti. Il regista dati sarà, scommetto. Ah, non blocca amici. Puoi bloccare gli amici? No, va, scemo Nico. È sempre qua con me Anthony che fa le sue stupide battute. È il tuo nuovo blocco amici, nel quale puoi registrare i tuoi amici. Una volta registrati, potrai comunicare con loro mediante la Nintendo Wi-Fi. Cos'è la Nintendo Wi-Fi? Connessione per scambiare Pokémon. Lottare e molto altro. Ti spiego come registrare i tuoi amici. Apri il blocco amici che trovi nel stai zitto, che trovi nella tua tasca strumenti base e nella tua borsa. Puoi insegnare direttamente il codice amico che vuoi registrare, oppure usare il collegamento infrarossi del cigarro. Cigar. Hai rotto il cazzo. Questi sono gli infrarossi. Possiamo andare? Sì, lo so. E questo è il wireless. Fa così, spegni. E quello online. Spegnilo, va. E spegnilo. Ehi, spegni, cazzo, questo. Puoi spegnere il cigarro e il collegamento. Attenzione, le cose spegnono. Sì. Come eri? Allora. C'è 8 minuti. Allora ragazzi, dato che l'altra volta non abbiamo fatto in tempo a girare tutta la città, ve la faccio vedere velocemente ora. Quindi parliamo con... Allora, l'altra volta mancava lui da parlare. Si è maggiore. Ma hai insegnato Capo Foresta. Vabbè, vediamo il vecchietto cosa mi dice. Niente, non dice niente di particolare. Allora, vediamo cosa c'è nel cestino, se è pieno, vuoto, vediamo. Cestino è vuoto, è rotto il cazzo. Lo so, i Pokémon tipo fuoco non reggono bene contro le mosse di tipo acqua. So tutto, chiedimi quello che vuoi, mi interessa. Interessa proprio. C'è una Pokéball! Come cazzo vado a prenderla? Adesso vado a prendere, com'è che si faceva? Ok, non ho visto questa Pokéball. Adesso vado a prendere. Sono i rifiuti, è vuoto, minchia che palle, tutti vuoti sono, minchia. Una volta che guardano i rifiuti non c'è niente. Si cammeglia, pare che hai Pokémon fortissimi, niente. Si capisce quanto forte è la tenuta dal numero di mentali che possiede. Noi ne possediamo una, cazzo vuol dire? E sono forte lo stesso. Scemonita. Niente, non mi danno niente, vediamo se c'è gente che mi dà qualcosa. Allora, vediamo qua cosa c'è.
questo voglio dire. Cosa mi dai? Adoro i pochi tipo fuoco, questi erano solo quelli. Con i pochi di tuo acqua però non ho nessuna possibilità. Non mai provare di andare poco di altri tipi. Bravo, adesso l'hai capito, scemonito. Scemo pagliaccio. Non è facile far crescere allo stesso modo tutti e sei i Pokémon della squadra. Per questo alcuni allenatori preferiscono concentrarsi solo su tre Pokémon. Infatti è vero, perché io di solito alleno tre Pokémon. Gli altri tre li uso come riserva. Però magari questa volta li alleno tutti e sei se riesco. Allora, andiamo a prendere quella Pokéball lì, poi andiamo avanti nel gioco. Andiamo sul percorso 3. Allora, andiamo, muoviamoci. Di qua si entra, andiamo. Olè. Ah già, è vero, adesso ho la mossa taglio, vero? Ho trovato la velocità X. Bene, non so come è andata. Allora, vediamo un po'. Sì, se ho la mossa taglio vuol dire che qui c'era un alberello da tagliare, se non ricordo male. Vediamo. Oh, c'ho sempre ragione, ragazzi. C'ho sempre ragione. Mi ricordo bene se gioco. Non ci gioco da un po', ma me lo ricordo bene, eh. Allora, vai Pansear. Allora, quindi andiamo avanti. Vediamo cosa trovo qui. Questa cos'è? Una Pokéball? Cos'è? Super pozione, benissimo. Più ne ho, meglio, eh. Allora, andiamo avanti di qua. Vediamo cosa c'è di qua. Allora, vediamo. Una Mega Ball. Adesso ne ho 9. Porca miseria, non potevi darmela prima? Che ne prendevo 7, ne prendevo, vaffanculo, se lo sapevo prima. Ok, andiamo avanti. Se non ricordo male, adesso ci dovrebbe essere il percorso 3, giusto? Questo qua è il percorso 2, non ricordo più. Questo è Levantopoli. Il percorso 3 dovrebbe essere di qua. Allora, andiamo, poi venderò più avanti le cose che non mi servono. Allora, vediamo cosa dice il cartello. Levantopoli, dove soffia i venti orientali. Allora, vediamo cosa c'è qui. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole lottare con me. Questa. Vediamo. Sai cosa? No, è sbagliato. Aspetta, non ho letto un cazzo. Sai cosa sono le M tecniche? Sì, sono strumenti per insegnare ai Pokémon una certa mossa in un istante. Puoi usare tutte le volte che vuoi. Bene. Allora, andiamo di qua, vediamo cosa c'è. Un'altra Pokéball, vediamo cosa contiene. Contiene che cosa? Che mi trovo un'altra Megaball. Ma allora l'ho fatta apposta, non prendete per il culo allora. Cazzo, ne ho preso apposta 8, pensavo che non le trovavo in giro, invece sto trovando un bordello. Ma non ci credo. Vediamo cosa mi dice il saggio. Oh, ma quella è una medaglia luccicante. Se sei abbastanza forte da meritarlo non avrai certo problema a proseguire. Passa pure. Ah, perché prima non potevo passare, scusami. Ecco qua, percorso 3, ragazzi. Vediamo cosa dice il cartello del percorso 3. Percorso 3 e basta, minchia. Cazzo, tanto mi ha dato tante informazioni. Cos'è questa? La pensione Pokémon, andiamo a vedere cos'è. La pensione Pokémon, ragazzi, è quelli per lasciare i Pokémon alla pensione e loro te li fanno crescere. Li fanno crescere, poi devi pagare dopo quando devi andare a ritirare, quindi io di solito non li metto mai dentro la pensione. Quando ho ritirato il Pokémon che avevo affidato alla pensione conosceva delle mosse nuove, ma fai attenzione, al massimo poco può conoscere 4 mosse alla volta. Infatti per questo non le lascio a loro, perché dopo loro decidono loro le mosse da mettere, non mi piace. Vediamo il bambino, cosa mi dice. Sono giocare con i Pokémon. Allora, vediamo un po'. Vediamo se c'è qualcuno che può voler lottare con me. Questa. In questo asilo vanno tutti matti per le lotte tra Pokémon. Se vai nel giardino vorranno tutti lottare con te. Ok, andiamo prima nel giardino e poi vado nella casa. Ok, devo lottare con questa. L'allegria dei bambini e dei Pokémon che mi circondano e mi rende invincibile. Ok, vediamo un po' che Pokémon c'è. Vediamo se riusciamo a batterli. Allora, vediamo un po'. Dai però. Dai che il tempo scorre qua. Su. Lillipup. Scemo. Map Knight. Allora, lotta. Facciamo azione.
Non faccio la missione del Team Plasma. Ma fa, ma lunga è? Il video lo posso durare 23 minuti. Musha, Munna. Continua a lottare, vuoi sempre passare, perché è Pig Knight. Munna era un Pokémon di tipo spettro, quindi Nitro Carica dovrebbe funzionare. No, di spettro no. Sì, funziona. Ok, mi sa che ho vinto anche questa battaglia. Fuori un allenatore, ne restano altri due. Dopo andrò a curare i miei Pokémon. No, a curare. Dopo andrò nella casa a vedere cosa mi dicono, cosa c'è dentro la casa, se qualcuno vuole lottare. Ok. Proseguiamo, andiamo avanti. E questa. Ok, abbiamo questo da fa. E l'allenatore lottiamo. Va bene? Cioè, da quando i bambini così piccoli hanno un Pokémon? Avrà 4 anni questo bambino, qui c'è un Pokémon. E c'è pure Pampur, un Pokémon tipo acqua. Ed è anche maschio. Allora vediamo se ce la caviamo con azione. Perché dato che le mosse di tipo fuoco, se ricordate bene, non sono efficaci contro i Pokémon di tipo acqua. Ok, a posto. Fuori due, ne restano due. Vediamo un po' questa. Allenatore, lotto io con te. Va bene, lotta pure tu con me. Allora. Forza, 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 coraggio. Quindi a Pansear, che è un po' che è un tipo fuoco, quindi fuoco e fuoco, che vinca il migliore, infatti ho vinto io. Ottimo così. Prendi questo imperraggio. Dimmi che c'è un po' che non conosci imperraggio perché non cazzo. Scusa, che Pokémon c'è che conosci imperraggio? No, Pansear c'è un po'. A livello 10 non può conoscere imperraggio, impossibile. Vediamo, lotta, azione. Ok, anche questa è una cosa a segno. Allora, imperraggio in realtà nessuno dei miei Pokémon lo conosce. Ah, conosce sta mossa. Non sono ancora esperto nelle lotte, ma già vorrei usare la mossa più forte. Minchia. Vediamo se si può salire sullo scivolo. Si può salire, vediamo. Scivolo, che schifo. Che cagata. Andiamo a vedere cosa c'è dentro qui. Vediamo. Oh no, la tua squadra non è al massimo. Riposati qua. Olè, mi ha curato i Pokémon. Vediamo questo. Cosa mi dice? I maschi sono dei responsabili. Senti chi parla. Io sono la figlia del proprietario della pensione Pokémon qui a fianco. Proprio così, tutta la nostra famiglia si dedica totalmente alla cura dei Pokémon. Prendersi cura dei Pokémon delle persone è una cosa già gratificante. Questi qua se ne incorrono. Corri, corri. Uno gli dice corri, corri. Quell'altro cosa dice? Sto scappando e mi inseguo. Mi inseguo perché sto scappando. La realtà cambia secondo il punto di vista. Sai cos'è la lotta in doppio? Sì, lo immaginavo. Un autore che ha almeno una medaglia sa bene in cosa consiste una lotta in doppio. Due Pokémon ne affrontano altri due. Vabbè, in poche parole sì. Adesso vediamo se... Vi faccio un esempio, vediamo se riusciamo a fare una lotta in doppio. Vediamo se c'è qualcuno che... Eccola qua. Forse questi qua ci fanno fare la lotta in doppio. Vediamo. E vai. Lotta in doppio. Stai a vedere cosa riusciamo a fare quando uniamo le nostre forze. Dunque, 1 più 1 fa 2. Questo lo sapevo anch'io. Anche a casa mia 1 più 1 fa 2. Che battuta di merda. Quindi due Pokémon contro due Pokémon. Ok, che è lo stesso Pokémon, cioè. Che cazzo.
Ok, ecco qui la nostra. No, aspetta. Ecco qua la nostra lotta in doppio. Troppo salvo. Allora, vediamo un po'. Io uso, diciamo, azione su 1. E pansia, vi facciamo fare. Vediamo che attacchi c'è la taglio. Fulmine sguardo. Frustata, leccata. Vediamo, frustata. Vediamo. Allora, azione 1 dovrebbe andare a KO. Subito. Dopo lo provo leccata. Dopo provo a fare anche leccata. Vi vedo che cacchio è. 85, minchia, 85. Frustata. Minchia, che attacco. Minchia, non ha fatto un cazzo, non gli ha fatto. Bene, mi ha ingraffiato Pansear. Ma che cazzo ti costava? Vaffanculo. Io faccio azione su di lei. Vediamo se mi fa vedere leccata. Ah no, mi sa che attacca prima Pansear. Pignite, infatti. Niente, la prossima volta farò leccata. Allora. Quindi. Ragazzi, anche per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio farò la missione del Team Plasma. Quindi vi incendiamo al prossimo appuntamento. Bello a tutti. E iscrivetevi al canale, mettete mi piace e commentate il nostro video. Bella.